Il 25 novembre è la giornata internazionale per il contrasto alla violenza contro le donne. È un'iniziativa che ormai ha tanti anni, è stata istituita dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1999. E sicuramente le forme di violenza nei confronti delle donne sono tante, ma quella più eclatante è il femminicidio. Secondo dati che vanno dal 2000 al 2020 in Italia ci sono state più di 3.300 donne uccise. Si parla del 30% rispetto agli omicidi complessivi. Ma non ci sono solo le forme di violenza come il femminicidio, le forme di violenza sono molteplici, dallo stupro allo stalking, alla violenza domestica e spesso, come sappiamo, sono ad opera di compagni, ex compagni, mariti. Quindi è una violenza che si ritrova all'interno delle mura domestiche spesso. E ad esempio in un anno come il 2020, un anno di pandemia e di lockdown, questo tipo di violenza è emerso con particolare forza. Sicuramente le vittime sono donne, ma è importante che il maschile si renda conto di questo problema. È necessario potenziare una cultura che sia una cultura della comprensione, del rispetto reciproco, una cultura che tenga conto le esigenze della dignità di ogni persona. Quello che abbiamo provato a fare negli ultimi anni è trarre ispirazione dall'attività di alcune organizzazioni non governative che usano delle cosiddette contronarrative per contrastare l'odio online. L'idea di fondo è quella di contrastare l'odio non cercando i contenuti problematici e segnalandoli affinché vengano rimossi, ma provare a rispondere a questi contenuti con queste contronarrative attraverso argomenti razionali e pacati in cui si tenta di smontare le argomentazioni degli odiatori. Per fare questo, il problema è che le ONG non hanno sufficienti operatori per rispondere alla quantità di odio che giornalmente viene prodotta. Allora, l'idea è stata quella di provare ad usare delle reti neurali molto potenti e molto recenti per aiutarli in questa attività tramite la creazione di suggerimenti di risposte. I tool che abbiamo costruito fondamentalmente funzionano bene, eppure ci siamo resi conto che il processo è stato più complicato del previsto. Perché se da una parte è vero che dovevamo addestrare, questo è il termine tecnico, le reti neurali su che cosa fosse una contronarrativa e su come scrivere una contronarrativa adeguata, dall'altra parte ci siamo anche resi conto che abbiamo dovuto in qualche maniera fargli disimparare tutti i pregiudizi insiti nel linguaggio e nei testi che queste reti neurali avevano, tra virgolette, letto per imparare a parlare la lingua. Per esempio, quello che abbiamo trovato è che queste reti neurali usatissime, quando vengono poste di fronte alla parola medico, tendono ad associarlo ad un uomo, mentre se vengono posti di fronte alla parola infermiere, tendono ad associarlo a molte donne invece che a un solo uomo. Noi sviluppiamo tecnologie per monitorare l'odio online e tra i fenomeni d'odio il fenomeno della misoginia è uno dei più presenti. Un recente studio di Amnesty ha dimostrato per esempio che l'1% circa dei gruppi Facebook sono gruppi nati per insultare, attaccare o prendere in giro le donne. Quindi vediamo che c'è necessità di trovare metodi automatici o semiautomatici, insomma, per gestire questo problema. E, è un problema che può assumere diverse sfaccettature. Gli insulti diretti, diciamo il vero e proprio linguaggio d'odio, l'aggressività sono anche quelli che i sistemi di intelligenza artificiale riescono meglio a catturare, quello in cui il linguaggio è estremamente esplicito. Ci sono invece altre tipologie di linguaggio misogino d'odio che sfuggono ai nostri sistemi, in particolare sono i casi di attacchi, diciamo, indiretti o impliciti, o quelli che i linguisti hanno chiamato il fenomeno del neosessismo, cioè quando degli utenti maschi negano l'esistenza di un problema di linguaggio di genere e di misoginia e quindi in questo modo, negandolo, rendono impossibile controllare questo fenomeno.